No, ma io sono contento, grazie per i complimenti, ma io credo che i veri complimenti vanno fatti ai ragazzi, perché hanno, con grande abnegazione, con grande sacrificio, hanno fatto alla lettera quello che io gli avevo chiesto, quindi senza di loro non ci può essere nessun tipo di modulo, non ci possono essere schemi, quindi i complimenti vanno davvero a questi ragazzi che dal 5 agosto sputano sangue, fanno fatica. Quando sono in fatica buttano il cuore oltre l'ostacolo, quindi i complimenti principali vanno davvero ai miei ragazzi. No, assolutamente, i risultati per qualsiasi giocatore, per qualsiasi allenatore, per qualsiasi proprietà e soprattutto per qualsiasi tifoseria è la medicina ideale. È chiaro che i ragazzi, io al di là dei risultati, l'ho detto prima a fine partita ai ragazzi nello spogliatoio, al di là del risultato è lo spirito di sacrificio, la voglia di aiutarsi l'uno per l'altro, la voglia di andare oltre alla fatica, perché credetemi ragazzi, hanno fatto tanta fatica, però io gliel'ho detto dal primo giorno, se noi riusciamo a trascinare questa gente dalla nostra parte e dobbiamo dimostrare noi di che loro devono essere orgogliosi di noi, poi dopo diventa, ti danno quella forza in più dove tu non arrivi con le gambe, ci arrivi con il cuore, perché loro ti spingono, quindi sono molto contento, ma direi sono molto contento per l'aspetto tattico, si è interpretata la partita direi molto bene, anche se ci sono delle cose da migliorare, perché arrivato a un certo punto della gara, voi per la stanchezza, voi forse magari per la paura, ci abbassiamo e questo permette magari agli altri di prendere campo, però credo che poi alla fine ci siamo messi a posto, quindi quando vedevo che soffrivo soprattutto dietro alle linee mi sono dovuto mettere a tre e con gli esterni un po' più bassi, credo che ci sia stato grande spirito di sacrificio. No, è chiaro che la qualità della difesa direi che è una qualità importante, si può lavorare su una base che dà grande sostanza e soprattutto grande sicurezza in ogni reparto, sia in mezzo al campo che in avanti, ma io credo che i miei primi due attaccanti sono i miei primi due difensori e questo facilita il compito un po' di tutti. Poi dopo è chiaro che abbiamo dei giocatori di grande qualità che sicuramente fanno reparto in maniera importante, però è lo spirito che permette, io l'ho detto quando sono arrivato, che non è il modulo, ma è la mentalità che fa la differenza, quindi credo che i miei primi due attaccanti sono stati i nostri primi due difensori, questo è fondamentale per l'equilibrio. Guarda, con Totò sono stato molto chiaro all'inizio e oggi a questa scena se la deve godere tutta, perché il merito è solo suo, io non ho fatto niente, completamente niente, è un ragazzo che è partito dietro le quinte, in silenzio, piano piano, ha sofferto, sapeva che inizialmente le mie idee erano diverse, lui in silenzio, ha lavorato, ha aspettato il momento e l'ha sfruttato alla grande. Quindi io non ho nessun merito nei riguardi di Cucuzza, il merito è solo suo che ha lottato ogni giorno per un posto da titolare. Ho fatto altre scelte inizialmente, c'è stato un infortunio di Salvemini, Tavares, come ho già detto in precedenza, non è oggi in una condizione ottimale per poter puntare su di lui, ma arriverà perché abbiamo necessità di poter aspettare questo ragazzo, perché questo ragazzo ha grandissime qualità e Totò ha sfruttato il momento, e quindi complimenti a lui. Questo è lo spirito che ho detto che i ragazzi devono da oggi fino all'ultima giornata accompagnarci, non dobbiamo dare nessun tipo di punti di riferimento, ci sono delle situazioni che a volte la seconda punta va in profondità, quindi non può tornare, l'esterno magari rimane indietro, quindi l'esterno prende il posto della seconda punta e proprio per fare meno strada si deve supplire con queste cose, ma i ragazzi direi che l'hanno fatto egregiamente, quindi il compito va principalmente, ripeto, ai miei ragazzi che mi hanno seguito e hanno voluto questo risultato a tutti i costi, per loro, per la città, ma credo che anche per il sottoscritto, quindi io li ho ringraziati pubblicamente. Me l'ho detto all'inizio, io non sono attaccato a un modulo, a volte per esigenza proprio di giocatori che avevamo infortunati, oggi non ho fatto giocare Bramati perché era un ragazzo che aveva dei problemi e quindi non ho potuto fare il 4-3-3 e quindi mi sono giocato con un 4-4-2, un 4-2-4 a seconda della situazione di gioco. E i miei ragazzi lo sanno, devono essere elastici mentalmente, perché a volte prepariamo la partita in una maniera e a volte rimaniamo sprovvisti o
gli altri ci sorprendono, quindi dobbiamo essere bravi e intelligenti nel cambiare subito struttura tattica per metterci a posto, come ho fatto negli ultimi 10-15 minuti che soffrivamo un pochino, mi sono rimesso a tre, i ragazzi l'hanno recepito in maniera proprio istantanea, veloce, e questo alla fine alla lunga fa la differenza.